Ce l'ho mai, ragazzi. Siamo tutti quanti carichi e arzilli, infatti, del canale. Altre notizie scoppiettanti. Infatti, andiamo a snocciolare proprio insieme perché non sto più nella pelle di tenervi aggiornato ogni secondo su quello che succede. Un altro ringraziamento, però, come sempre, per primo a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti nel canale. Ce l'ho mai, vuole un sacco di bene. E poi un altro ringraziamento, come sempre, a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione, entusiasmo e ardore. Allora, come dicevo, partiamo subito dalla prima chicca che voglio scartare per voi, che riguarda Molina. Questo esterno fortissimo dell'Udinese, che secondo me è destinato a diventare un campioncino anche in futuro, diciamo che ha in questo momento due ostacoli per arrivare alla Juve. E il primo è la richiesta del cartellino da 30 milioni da parte dell'Udinese, che non lo lascerebbe partire appunto senza avere quella cifra versata nelle proprie casse. Sappiamo che l'Udinese è sempre stato diciamo, un posto abbastanza costoso, no, per i giocatori, non ti lasciano mai nessuno per meno di 30-40 milioni, così come anche il Sassuolo in questo momento. Quindi staremo a vedere quello che succederà. Molina ha rilasciato anche diverse dichiarazioni parlando molto bene dei suoi compagni di nazionale, Dybala, De Paul, e ha parlato anche di Cuadrado, dicendo che è molto più offensivo rispetto a lui e che però è un grande giocatore. Ha detto di se stesso che ha fatto 7 gol fino adesso, però il suo bottino vuole aumentarlo perché è convinto che può comunque raffinare la sua tecnica, e non è mai soddisfatto di se stesso, vuole sempre migliorarsi. E tra l'altro è uno che si butta in avanti spesse volte a cercare il gol, difende tanto, sradica palloni, è uno veramente con una bella mentalità vincente e aggressiva. Secondo me è il giocatore che farebbe a caso nostro se non dovessimo andare su profili top. Chiaramente non è un campione, non è un fenomeno, però è un giocatore molto funzionale alla Juventus, anche per tipologia di assetto mentale che ha, di carattere. Andiamo a vedere quello che decide di fare la Juve. Comunque le cifre ve le ho dette, l'ingaggio probabilmente non sarà altissimo perché è un giocatore che viene via dall'Udinese, non prendeva molto, anche al Boca Junior era un ragazzino, anche se si era messo molto in luce. Quindi io penso proprio che la Juve con meno di 3 milioni di ingaggio potrebbe convincerlo. Quindi l'Udinese ha aperto la cessione, questo è sicuro al 100%, sta a noi capire cosa fare. Per quel che riguarda invece la difesa, sempre forte, ma molto forte, il nome di Milenkovic, perché è un giocatore affidabile, di 25 anni, classe 97, goleador e soprattutto grande difensore, grande marcatore. E forse non voglio dire una cavolata, ma dei difensori emergenti dopo Bremer, secondo me lui è il più forte. Quindi ecco, è sicuramente non la prima scelta in Serie A, però è uno di quei giocatori che farebbe veramente comodo. Ne ho parlato tanto, ma continuo a parlarne perché a me piacerebbe vederlo in bianconero. E potremmo comporre appunto il trio. La spina dorsale bianconera con Milenkovic, Savic in centrocampo e Vlahovic in attacco, sarebbe una ciliegina sulla torta. Quindi ecco, stiamo a vedere anche su questo caso: 25 milioni di cartellino non è granché, anche l'ingaggio è molto basso, penso che anche lì con 3 milioni e mezzo te lo porti. Quindi stiamo a vedere. Per quel che riguarda la fascia sinistra, non sono stato molto contento di quello che ho letto su Juventus 24, dove si dice che Allegri, quindi non si smentisce mai come al solito, vuole Emerson Palmieri per la fascia sinistra, quando invece abbiamo degli obiettivi, secondo me, molto superiori a lui, che sono Wijndal su tutti e Lodi, e che secondo me farebbero a caso nostro. Emerson Palmieri, a parte che è 28 anni, quindi una classe 94, un po' in calo nell'ultimo periodo, è stato girato in prestito dal Chelsea al Lione, quindi già questo dovrebbe far capire che non è un giocatore dominante, e comunque destinato a giocare titolare in un grande club, e quindi è un po' un rischio, secondo me, andare a portarlo da noi. Soprattutto considerando che già a 28 anni un giocatore deve essere pronto e maturo e fatto e finito. Se tu lo vai a prendere, appunto, che ha raggiunto il suo pieno della maturità, ma non rende già nel club dove lo prendi, devi lasciar stare. È gli stessi errori che faceva Paratici. Mi ricordo quando andava a prendere il parametro zero di 28 anni, 29, 30. L'unico parametro zero buono che ha preso è Emre Can, che è stato un pollo a venderlo, e dopo è andato a fare molto bene a Dortmund. E per il resto, grandi fiaschi, ma veramente grandi fiaschi. Quindi io mi aspetto comunque, come vi ho detto anche nel precedente video di stamattina, una grande campagna acquisti. Sono veramente, veramente sicuro che Elkan ci farà veramente godere per il centenario. Non mi aspetto nomi altisonanti di campioni assoluti, no? di quei giocatori che campano di sponsor, come potrei dire Haaland, Mbappé, Lewandowski, Messi di turno, eccetera. Però, appunto, mi aspetto qualcosa di veramente di importante, non tanto pochi nomi, tipo uno o due top player da 30 milioni di stipendio, ma mi aspetto 5 acquisti, ma veramente di giocatori forti, forti da farti fare il salto di livello
permetterti di giocare il campionato con Milan Inter e di arrivare almeno ai quarti semifinali di Champions. Quindi, secondo me, la Juve farà una squadra del genere, anche in vista della Superlega, perché la Juventus, investendo adesso, se comincerà la Superlega, i Morgan, i Rothschild, comunque quelli che hanno messo i soldi per fare appunto questa competizione, daranno 350 milioni o 300 milioni a Agnelli, quindi cioè veramente recupererebbe l'investimento immediatamente e secondo me farebbe una squadra che può competere tranquillamente per vincere la Champions, soprattutto se va a prendere uno tra Milenkovic e Bremer, uno tra Savic e Pogba a centrocampo, Jorginho o un altro regista e poi in attacco vai a prendere o Antony o Zaniolo. Già la musica cambia, mantieni l'assetto che hai adesso, tiri via le mele marce, ce ne sono tantissime, ripetiamole. Scesni per la porta, anche se, come ripeto, molti di voi non sono d'accordo, ma io continuo sulla mia linea perché, diciamo, mi intendo di portieri. E ne avevamo discusso anche con Fabrizio, che è molto attento nei dettagli. È un portiere che non è bravo nelle uscite, non dà carisma e soprattutto fa tremare le gambe alla difesa, perché non sai mai quello che può succedere quando ce l'ho in porta. E quindi è un rischio troppo grande metterlo primo portiere per andare a altri livelli. E poi, secondo me, dovremmo andare via Rugani, ahimè, perché non ha senso tenerlo in stand-by. Gioco, non gioco, o lo fai giocare o lo mandi via. Chiellini, Bonucci, questo è quello che chiederei per la difesa. E a centrocampo bisogna dare via Rabiot assolutamente la priorità. E in attacco, oltre Dybala, direi che non devi mandare via nessuno. Arthur è lì per essere ceduto, ma io lo terrei perché è un giocatore che dà ordine. Zaccaria ovviamente rimane, Locatelli così la stessa cosa. E quindi secondo me queste saranno più o meno le cessioni. Non vedo altre situazioni. Bernardeschi anche lui potrebbe rimanere col decurtamento di stipendio, quindi devo risparmiare comunque 2 milioni sul suo attuale ingaggio. La Juve si sta mettendo a posto e grazie anche a Arrivabene e ai dettami di Elkan sta in qualche modo riuscendo a mettere mano alla società, instaurare una disciplina che prima mancava e non dico che siamo ritornati ai tempi di Boniperti, però ci sono molte buone possibilità che la Juve torni su quell'asse lì, molto seria, molto, come posso dire, aristocratica, quasi nobile, no? Perché ci vuole il rispetto dei giocatori. I giocatori devono avere paura della dirigenza, devono avere il massimo rispetto dei poteri forti sopra di loro, perché è l'unico modo per creare una squadra compatta che vada a vincere. Perché, come diceva Boniperti, vincere è l'unica cosa che conta. Quindi il giocatore deve entrare in campo come un dipendente di un'azienda. Marca tempo, in e out. Preciso così. Non deve fare cavolate fuori dal campo, non deve fare cavolate durante la sessione L'allenamento non deve ridere, io vedo molti giocatori ridere, essere troppo spensierati, invece in campo anche in allenamento devi allenarti per vincere le partitelle, per dare il massimo, per migliorarti e non si può dare gente che rida. Vanno lì, si allenano e devono essere pronti per la partita, punto. Anche contro le squadrette, devi avere le motivazioni, lo stipendio ti dà quelle motivazioni perché prendono tanto. Ditemi la vostra ragazzi, lasciate un bel pollicione alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccione. Grandissimo, ciao!